Ciao a tutti e benvenuti nella Marvel Wow, non Now, ma Wow. Allora, oggi abbiamo Devil e Cavalieri Marvel All New, il primo fumetto, diciamo. Allora, il titolo è Un diavolo a San Francisco. Allora, poi vi spiegherò perché Un diavolo a San Francisco. Boh, mi esce male, Francisco, vabbè. All'interno contiene il Punitore. Che fa parte dei Cavalieri Marvel, che poi in seguito a novembre del ottobre 2014 ci sarà Ghost Rider, sempre il numero 1, meno credo. Questo è Devil e Cavalieri Marvel 33, la cover A, mentre la cover B sarebbe quella Animal, in cui è un topo vestito da Daredevil che deve cercare di catturare il formaggio, eccetera. Come possiamo vedere qua, c'è scritto un nuovo inizio, All New Marvel Now numero 1, e praticamente si chiama Un diavolo a San Francisco perché si trasferisce a San Francisco, vabbè, e vabbè, mo lavora là. E comunque, se potete vedere lo scorso dei fumetti, tutti sanno la vera identità di Daredevil. Ecco, possiamo vedere, non farò vedere tutto il giornalino. Allora, qua indica il prossimo fumetto che faranno, in questo caso il 6 novembre. Poi qua dice Marvel Now Files. Ah no, hanno sbagliato, in realtà è Marvel Wow, vabbè. Qua praticamente spiegano tutte le cose che fanno riferimento durante la storia, no? Qui cominciamo a vedere qua il Punitore numero 1. Vabbè, sì, va indietro. Molto carina cover Animal. Tanto cerchiamo di andare qui indietro. Ecco, Daredevil, Punitore numero 1, altre cover e Punitore numero 1. Per questa recensione di Devil e Cavalieri Marvel è tutto e ci vediamo alla prossima.